Buongiorno cari amici, sono Fiorella, ovvero Nostra Signora. Ascoltando il messaggio odierno del mio amato maestro Alan, deduco molte cose, tra cui, come poi sentirete, ci sono persone che pensano che io abbia tempo da sprecare. Guardate amici, la mia vita è sempre stata fatta di duro lavoro, già da piccola. Sappiate, non amo parlare di me, né tantomeno di ciò che faccio, perché ritengo che uno debba fare il suo dovere sempre e comunque, anche quando nessuno ti vede. E non serve che qualcuno ti ringrazi, perché questo è il tuo dovere. Io ho sempre avuto a cuore la famiglia, il prossimo, non mi sono mai tirata indietro quando c'ero da aiutare, ovunque. Ma ripeto, fa parte del mio carattere. Lo sento come un proprio dovere. E non serve che qualcuno mi ringrazi. Ora, dovete pensare che io ho da gestire due mondi e per chi sa cosa c'è da fare in una casa, già la sera è stanco morto, sempre se fa bene le sue cose. Se poi c'è un altro mondo da servire e altre creature, ve lo lascio immaginare. Ascoltiamo oggi le parole del nostro maestro. Sono Alan, preziose creature. Noi con oggi, 21 corrente mese, abbiamo finito ogni qualsiasi prova tecnica. È così che voi dite, vero? Quando qualcuno aspetta di salire su un palcoscenico per recitare o portare a un qualsiasi spettacolo. Vi assicuro, amici miei, e o nonna, sarà un bellissimo spettacolo quando apparirà la nostra tanto amata amica. Sapete, oggi la voglio sbugiardare, pardon, voglio rivelare chi ella fosse in realtà. Una creatura docile, felice di servire, servire, servire. Ella, da tutta la sua vita ormai, ha sempre e ho da sempre servito chiunque glielo chiedesse. Ella non si è mai, e dico mai, tirata indietro, anche se sapeva che coloro erano in mala fede, ma lei li serviva, serviva, serviva. Sapete cosa sta dicendo lei, la nostra amata signora? Kempis o Alan, basta, basta, basta parlare di me. E invece no, no, no. Questo glielo dobbiamo. Sapete, ci sono casalinghe, quelle più o meno brave, che la giornata, almeno, almeno, almeno la metà è rivolta a loro e i loro piaceri. Sapete lei cosa fa? Prima il dovere, poi il dovere e dopo il dovere. So che non potete né volete capire. Se vi dico, la sua vita è dedita al prossimo. La sua famiglia l'ha formata, e bene anche. Anche perché lei non è mai, e se dico mai, dico mai, stata assente. Se qualche volta le abbiamo chiuso gli occhi, era perché era talmente distrutta che non la si poteva reggere. Cadeva da ogni parte della sua casa, ma lavorava, lavorava incessantemente.
Ecco, ho voluto dirlo, anche se so che Nostra Signora non gradisce le nostre avances, ma lei sa che non si può sottrarre alle nostre scritture. Sapete perché vi dico così? Vediamo troppa gente cazzeggiare. Passatemi questo termine. Non fanno altro che spulciare i computer, ridersela di questo e o di quel commento. Deficienti. Non sapete che avreste dovuto fare e o dovreste fare mille cose? Già, ma a chi lo dico? Ve ne fregate della famiglia? Vero specie di mamme? È faticoso pulire, servire i vostri cari, essergli vicino, preoccuparsi. Ah già, tutto questo comporterebbe troppo lavoro. Va bene, ma poi non dite e o pensate che la nostra amatissima amica ha tempo da perdere. La sua vita altro non è che servire, servire, servire. Ma con chi parlo? Con imbecilli. E allora da loro non ci si può aspettare nulla. Ma allora, fatevi questa domanda. Cosa sta succedendo in casa vostra? Va tutto bene? Se così non è, cosa fate per migliorare? Niente. Perché se così fosse, allora dovreste ribaltare totalmente la vostra esistenza. Dovreste discutere animatamente, allontanare, rischiare di restare soli, essere odiati. Sempre per il bene dell'altro, ovvio e scontato. E allora, tutto comporta una grande fatica. No, meglio tacere. Meglio essere buoni. Così siete sicuri che vi amano. Ma nella parola buoni, cari amici e o amiche, c'è buoi. I buoi sono animali grossolani. E quando un animale è grossolano, o quando una persona è tale, ovvio, scontato, non si preoccupa di niente, se non di se stessa. Ama che gli sorridono, ama considerarsi una buona mamma, perché acconsente a tutto lo schifo che inonda la propria famiglia. Vero cretine? Già, se foste intelligenti capireste la nostra amata amica, poiché siete che spazzatura e allora... Ecco che pensate di tutto e di più, nel male, ovvio, scontato. Come potreste voi, che siete basse, 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 entità e o persone? Se vi becco ancora a parlare di lei, allora fate il segno della croce, perché per voi è finita, finita, finita. Ora sarete voi nei suoi panni e poi vi ricorderete delle nostre parole. Amen no, alleluia sì. Nota bene. Lo ripeto, lasciatela stare, anche se soltanto con il pensiero. Ma noi vi vediamo, sappiamo chi siete e reagiremo di conseguenza. Grazie amici per il vostro ascolto. E come sempre c'è molto da riflettere, vero amici? Alla prossima. Grazie.